facciamo un colletto con Massimiliano Gallizia, detestatore di catorci, Elia Fantin, vedi, questo è il tuo acerrimo nemico. Sti cessi devono sparire dalla faccia della terra. Che bastardo. Salve, buongiorno. Jacopo Galfredi, doppio giochista impiantistico, perché ogni tanto gli piace, ogni tanto li vuol cadere. Vai a fare. Oggi picchio qualcuno. Dai, che bella. Oggi picchio qualcuno. Funziona. Finché funziona, una bella nascita. Siamo matti, matti, matti. Citazione Simolino. Soprattutto le morte fisse, esatto. Qui si tocca praticamente per terra. Fantastico. Siamo circa 2 metri di neve, di spessore totale. Questa diciamo che è l'unica nascivera rimasta ancora intoccata, cioè non contaminata. Sì, con improbabili seggiole, gradio. No, secondo me queste seggiole qua sono nascivera. Se qui sono nascivera, le panchette sono uguali, sì, identiche a quelle, è solo diversa la sospensione. Ma... ah no, beh, la puleggia a monte, CCM, un po' di contaminazione ce l'ha. Ecco là Massimiliano Gallizia e Silvio Richebuono, detto uomo di punta del mondo. Qui c'è il gancio per i bob, no, forse per le mountain bike. Mountain bike, sì, il gancio dei bob è dietro. Sì, è vero, i bob li agganciano dietro la seggiola. Qua il bello è che tengono sempre la radio sulle casse, sì, cioè. È l'unica seggiovia che veramente ha le casse proprio apposta per sentire la radio. Situazione imbarazzante, come dice Simone Marcocci. C'è un gatto fermo là sulla pista, sarà in panne? Direi di sì. Visto dove fermo, direi proprio di sì. Sì, è recintato anche. Qui sotto ci sono le monorotaie del bob estivo, ma sotterrate. Lì, sì, dove ci sono i paletti, quei bambù lì, quelle canne lì che hanno messo. Sotterrate da 2 metri di neve. 2 metri di neve, sì. Pazzesco, siamo a metà marzo. Speriamo duri. Tanto, anche se durasse fino a giugno, gli impianti purtroppo chiudono fuori. Beh, non ho detto. Il problema è che se anche ci fosse la neve fino a giugno, ma non c'è poi, no, più la gente. Giugno no. Sì, perché poi la gente se ne va tutti al mare. Aprile, fino aprile va ancora. Poi la gente inizia a dire, la neve è molla. C'è una neve fantastica.
scommetto che questa anche lì era documentata bullone per bullone, quindi. Come ci è stato riferito, che ha documentato bullone per bullone. La Monte Moro. E beh, anche perché se non lo fa, non lo faceva adesso, sai, farti altri 500 km per venire a ridocumentare i bulloni che ti sei perso, è che conviene. Quindi ha fatto bene. Matti. Tu in primis, matto. Io? No. No. Assolutamente. Facciamo formigoni. Paravalanghe per i beati, là. Qui una valanga qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, si era staccata da lì, era finita qua sotto la seggiovia. Sì. Ah, ma nelle marittime non ci sono valanghe, città. Già, è vero. Come qualcuno dice, perché sono panettoni, quindi esatto, non può staccare valanghe, città. Infatti è pienamente d'accordo il soccorso alpino. Il soccorso alpino è d'accordissimo su sto fatto proprio. Sì. Mi si dilatano le pupille al soccorso alpino quando sentono queste cose. Ah, là siamo quasi arrivati. Tipico poi delle nascivere avere sempre all'arrivo una bella tripletta di pali a 8, a volte anche 4-5. Esagerano, 20. Esagerano. Anche la cabanaira idem. La vecchia cabanaira. Tanto non c'è più. Lo so, purtroppo non c'è più. Ne abbiamo una più bella, nuova, comoda, però. Però l'altra era una gioia per gli appassionati. Finalmente. Zac, vedete Jacopo Galfreno il suo classico atteggiamento da doppio giochista, finto appassionato, che ogni tanto gli parte la scimmia del no ai vecchi impianti. Tiriamo su. Talmente bassa qua che è troppo vero. Puleggia già la CCM. Talmente tanta neve che volendo ti puoi anche buttare. Sì, puleggia CCM. Senza però guida. Sì, senza questo. Però non riuscire. Ora i sonni tranquilli. Però bisogna chiudere con un commento del Massimiliano Galizia. Galizia, che ne pensa di questa bellissima seggiovia morsa qui? Andiamo perché il rastello B, porco B, chiude. Grossolani, non grossolanizzate il mio video. Boh. No, lui voleva farlo, vabbè, possiamo scendere. No, io volevo farlo, però è una stradina. No, c'è un pezzo bello, ma poi... Dov'è Galizia? Eccolo diamo qua. Che poi non riusciamo a... Diamo, uomo frettoloso.